E quello che ci rimane sono tutte queste informazioni. Se non sbaglio, selezione rapida, c'è solo il riferimento blocco. Dobbiamo andare a verificare tutti questi puntini, tratteggi e cose particolari. Quello che ci conviene fare è, ad esempio, dopo andremo a vedere come far diventare questi cerchi dei punti, perché in effetti sono punti anche se in AutoCAD sono dei cerchi. L'unica cosa che dobbiamo fare è prendere, selezionare tutto e fare esplodi. Ok, adesso che ho esploso tutti i punti, vediamo se c'è ancora qualche. Ok, non ci sono più blocchi, quindi sono tutte le linee, però questo qua lo salviamo con un nome diverso, sal pronto corrigis, però ci mettiamo che sono dei blocchi, così li trattiamo separatamente. Facciamo una ultima pulitura, elimina tutte le voci e facciamo ancora salva il nostro file, salva disegno pronto gis blocchi, è pronto anche lui. Bene, adesso nel video che seguirà vediamo come gestire tutti questi file qua con GIS.